Buongiorno a tutte. No, non vi voglio spaventare, per l'amor di Dio. Sono struccata, sono al naturale. Perché? Perché sono al naturale? Perché stamattina voglio provare con voi il fondotinta su Bioethique e Francheuse, su Bioethique a base d'acqua. Il prodotto viene venduto in questa scatolina. Qui viene riportato la colorazione. Le colorazioni sono tre, dal numero 1 al numero 2 al numero 3, e io ho preso il numero 1 perché questo qui è chiaro, è vero che è chiaro, ma il numero 2 era troppo giallino, quindi lo stacco tra il viso e il collo si sarebbe visto troppo. Allora, io adesso vado a togliere i capelli, vado a mettere un po' un attimino i capelli dietro le orecchie. Allora, il prodotto si presenta così. Si presenta in questa boccettina da 30 ml, fortunatamente in plastica, con il tappo dorato. L'unica cosa peccaminosissima è questo beccuccio qua, questo beccuccio, magari avesse il beccuccio, questo confezione così veramente scomodissima. Questo fondotinta è liquidissimo, la famosa acquetta è liquidissimo, va agitato perché gli oli all'interno si separano, va agitato bene bene. Secondo l'azienda, deve per la corretta il corretto utilizzo sarebbe quello di una volta aperto il tappo di rovesciare così sul dito e poi applicarlo, rovesciare e poi applicarlo. Praticamente io questo fondotinta ce l'ho da quasi un mese, da un mesetto. Quando sono andata giù a Napoli a comprarlo da Easy & Cool, ce l'ho da un mesetto e sto valutando la migliore applicazione. Allora, come potete vedere, io vabbè, adesso sono reduce ancora, ce l'ho il raffreddore, quindi sono screpolatissima anche da queste parti. Ho applicato la mia amata crema della Sienne, che spero che mettano in permanente perché è davvero ottima questa crema. Poi c'è un profumo bellissimo. Allora, io praticamente cosa vado a fare con questo fondotinta qua? Allora, ho detto 30 ml per dunque costa sui 14, 13, 14 euro, dipende, scusa la pausa, dipende dal rivenditore. Allora, io lo vado ad agitare e poi lo applico con la spugnetta leggermente inumidita. La spugnetta ormai è da... Allora, il giusto metodo di applicazione, secondo me, non voglio insegnare niente a nessuno, ma se applico col dito e poi mi cade un mucchio di prodotto, allora faccio in questo modo, un po' come Raffaella Carrà con la sua canzoncina. E lo vado ad applicare in questo modo, mi sono munita di specchietto, eh? Attenzione, attenzione. E lo vado ad applicare in questo modo, picchiettandolo. Naturalmente il prodotto è stratificabile, quindi ne vado a mettere ancora un po', così, e evito così di disperderlo anche addosso. Allora, la colorazione va bene perché non ho stacchi dal collo, è perfetta, però è un pelo troppo chiara. Una volta poi finito, uniformato il tutto, è un pelo chiara, però la numero 2 era troppo, troppo gialla e si sarebbe visto poi la differenza tra il collo e il viso, che io odio. Come coprenza è medio, quasi bassa, voglio dire, cioè una cosa proprio leggerissimo, però è stratificabile e non fa... Non va ad evidenziare le pellicine. Ora, io adesso sono molto raffreddata e quindi non so se si nota, si va un po' a depositare ai lati del naso, ma è un qualcosa che ho notato anche quando non sono raffreddata, cioè ha un po' questa cosa di depositarsi. E niente, io vado a picchiettarlo così. E poi là dove voglio più coprenza, non ricordo chi è che faceva questo metodo, forse Vanessa.
Comunque questo è il metodo migliore perché si evita meno spreco di prodotto, ecco, perché la confezione è decisamente scomoda. Il packaging di questo prodotto è davvero scomodo. Allora, la coprenza, ritorniamo alla coprenza, è bassa, però va ad uniformare egregiamente tutti i miei rossori, che adesso non so se avete visto nel video, e mi piace. Ovviamente, in base alle vostre esigenze di pelle, non lo consiglio a chi ha una pelle troppo secca. Perché ho notato che, appunto, come vi dicevo prima, si va a depositare ai lati del naso, insomma, nelle zone dove avete più secchezza, ecco. Io onestamente non ho notato troppo, cioè, questo fondotinta è brutto e quindi non va, no, assolutamente, anzi, a me piace, è molto leggero. Non pretendo molto da questo fondotinta, cioè nel senso che sei leggero e non voglio una coprenza esagerata. Se voglio una coprenza più elevata, vado su un appunto su un altro fondotinta, ecco. E, non so se si vede dalla webcam, ma è un pelo chiaro. Sembro adesso un po' un fantasmino, ecco, sembro. Quindi dovrei fare praticamente un po' dell'uno e un po' del due, perché è decisamente chiaro. Ecco, però, nonostante ciò, a me il prodotto piace. Un attimo di, come devo dire, si deve un attimo assestare il prodotto prima di procedere con la cipria, proprio per vedere se si ossida un attimino. La cipria che userò io è trasparente, quindi non va ad alterare il prodotto. Ecco, il prodotto, vi ripeto, si presenta così, molto liquido. E adesso cosa vado a fare? Visto che vi parlo appunto della mia base di questo prodotto, è già asciutto, si è già asciugato. Vado un attimo a coprire le occhiaie perché io non mi posso vedere con le occhiaie così. Shh, non diciamo a nessuno. Vado a coprire le occhiaie con l'Instant Anti-Age di Maybelline. Questo è il 49esimo mila e non so quanti ne ho presi di questi. Non lo so, da quando io uso di trucco non so quante ne ho prese. Lo faccio un attimo assestare il correttore, lo faccio un attimo fissare così, lo tengo un attimo così e nel frattempo vado a pettinare le sopracciglia. Pettino le sopracciglia, sono rimasta senza il prodotto per le sopracciglia, senza la matita per le sopracciglia di Essence che mi piace, ma oddio, preferirei altro, ma non ho altro al momento. E uso questo ombretto di Pupa, che è il numero 401. Uso questo, ma me li fa troppo grigi, per l'amor di Dio. Però sempre meglio di niente. Faccio un attimo una cosa, Velox, Velocis. Ma proprio una cosa proprio rapida perché non mi piace come prodotto, cioè nel senso mi piace, però me le fa troppo grigie. E la lavatrice che va. Yuhu! Brava Franci, bravissima Franci. Niente, faccio così, bello veloce e rapido perché questo prodotto no, mi piace, lo consiglierei a chi ha sopracciglia un po' giusto quel pochino da riempire, ecco, non da fare proprio del tutto perché le fa un po' grigine. Era proprio per non proprio perché sono rimasta a secco. Allora ho detto vabbè, uso questo, ma io che resto a secco. Vabbè. Ne vado un attimo a pettinare, ecco, il grigiore. Vabbè, adesso chiudo un attimo questo. Poi con la stessa spugnetta, con la stessa Miracle Sponge, vado a picchiettare il correttore. Lo picchietto in questo modo, per creare poi uniformità sotto le occhiaie, che dal video sembra che io abbia
delle occhiaie grigie, ma dal vivo vi assicuro che non sono così. Quindi cosa dirvi del fondotinta? A me piace un fondotinta leggero, un fondotinta che non lucida le zone un po' più grasse, un fondotinta che regge tutta la giornata. Adesso vabbè, le temperature sono ancora abbastanza rigide, voglio dire, quindi non posso, dovrò provarlo con le temperature più calde. Adesso vado ad applicare il correttore. Brava Franci! Vado ad applicare il correttore di Nabla, che ho preso sempre da Easy & Cool. È il numero 1.0. Faccio in questo modo, lo vado ad applicare proprio qua, perché ha un leggero sottotono pescato. Questo fondotinta invece non va tenuto troppo in posa, perché una volta che si fissa poi fa un po' fatica a lavorarlo, si fa un po' fatica a lavorarlo, quindi subito deve essere steso. Poi una volta fatto con le dita vado con la spugnetta per togliere i residui, eventuali residui di prodotto. Bene, complimenti, allo specchio tutto sporco. Vabbè, comunque sono dettagli. Voi l'avete provato questo fondotinta? Come vi sembra? Ditemi la vostra. Poi, una volta finito questo, vado col matitone di Puro Bio, il giallo, matitone correttore, vado sotto le sopracciglia, in questo modo, e poi passo il dito per uniformare il tutto, giusto per dare una parvenza di ciglia, sopracciglia un po' più alzate, ma dal video non si vede una mappa di niente, va bene, non fa niente. Fatto ciò, passo la cipria, io voglio fare un video abbastanza veloce. Cipria, dove sei? Cipria, dove sei? Ho dimenticato la cipria. Brava! Niente, fatto questo, vado ad assestare tutto, il tutto, e poi vado a prendere la cipria. Un attimo, torno. Ed eccomi qua che ho ripreso la cipria, la mia amata cipria indissolubile di Puro Bio, questa è la numero 01, e vado a prenderla sempre con la spugnetta, con la punta. Faccio così e vado sotto alle occhiaie, sotto la zona perioculare, faccio così, ritorno e faccio in questo modo. Naturalmente sotto la zona qui degli occhi, la zona degli occhiaie, ne metto poca, perché avendo una zona un po', una parte un po' secca, con la cipria vado poi a evidenziare, mi invecchia, insomma, vado un po' a evidenziare quelle rughette di espressione che ho. Non ne metto molto di cipria perché il prodotto si asciuga e quindi non necessita di avere troppa cipria, ecco. Non si soffia! Lo so! E allora perché lo fai? Niente, questo è il mio video e il prodotto a me piace, mi uniforma bene tutto l'incarnato, mi dona al viso comunque una naturale luminosità e non è matte, ma ha una leggera, è leggermente satinato, quindi anche abbastanza luminosino. E se voi preferite un finish più opaco basta metterci cipria. Cos'altro dirvi? Il packaging è scomodo, ve lo ritorno a dire, però ho pensato che se finisco prima le gocce di Omia alla rosa, quelle che ha il packaging ha il contagocce, quando l'ho finito, se il fondotinta è ancora, ce l'ho ancora, lo va travaso dentro a quel packaging, che trovo sia decisamente più comodo. Ecco, fondotinta su Bioetic numero 1, questa è la confezione. Da quando sto usando questi fondotinta biologici la pelle è decisamente migliorata. Prima mettevo fondotinta di tutti i tipi, di tutte le specie, L'Oreal, ok,
sono trovata sempre molto 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 bene con i prodotti siliconici e non è che io adesso vado e sono una talebana del bio, assolutamente no. Però, cioè, se voglio provare un prodotto siliconico, lo provo, se non mi piace, poi lo accantono un attimo. Preferisco adesso questi prodotti biologici proprio perché la pelle reagisce un attimino meglio a questi prodotti. Invece con i prodotti siliconici ho notato che comunque la zona del mento, del naso ha una particolare reazione allergica, brufoletti sotto pelle, pelle che comunque si screpola. Non che con i prodotti biologici non lo faccia, però non ho più brufoletti sotto pelle, non ho più rossori accentuati, prima ne avevo decisamente troppi. Adesso sto privilegiando un attimo questa tipologia di prodotto proprio perché la pelle risponde meglio. Poi è arrivata la soglia di 30 e rotti anni, voglio dire, devo un attimino privilegiare, ecco, la mia pelle, stare un po' più attenta. Io vi consiglio questo prodotto, sì, se non avete... io stare così senza trucco mi imbarazza un po'. Comunque, vi consiglio questo prodotto, sì, assolutamente sì, se non pretendete troppo dal prodotto perché è molto bassa la coprenza, però uniforma bene. Uniforma bene e dona al viso una naturale luminosità. Se non vi piace il finish luminoso, basta metterci un po' di cipria. E niente, io vi saluto, vi abbraccio e buona giornata. Ciao!